niente, io, perché è giusto, desidero che alla mia, alla nostra comunità, due parole vi dicono anche perché io senza di loro non sono nessuno, senza i sindaci di Butera, Riese, San Martino e Barafranca. Diranno due parole anche loro. Comincia Salvo Butticelli di Riese, sindaco di Riese. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Riese e Mazzarino nella storia sono stati sempre vicini. Nella storia hanno avuto tantissime cose in comune nel territorio, ma una cosa lo ha contraddistinto di questa vicinanza: l'ospedale che è residente a Mazzarino, ma che è l'ospedale di Riesi e Mazzarino da sempre nella sua storia. Quindi oggi noi siamo qui a rivendicare il nostro ospedale, l'ospedale anche e soprattutto dei riesini, consentitemi, gli altri amici, perché da circa 30 anni nei miei registri di residenza, di nascita, non ci sono più nati a Riesi, ci sono solo nati a Mazzarino, quindi mi sento perfettamente di rappresentare la mia comunità oggi con la mia presenza. Ecco perché fin da subito, l'altro ieri, cioè quando ci siamo incontrati con il vostro sindaco, a cui formulo pubblicamente gli auguri perché si possa mettere subito al lavoro come sta facendo. Maestri, da voi deve nascere quell'impulso di lotta per poter conquistare quel diritto che oggi i nostri governanti ci negano. Grazie a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti voi perché con questa bellissima giornata possibilmente qualcuno di voi potrebbe andare al mare o in campagna. Voi dimostrate verso il vostro ospedale possa bene rappresentare le esigenze di questa comunità, e assieme agli altri sindaci possiamo lavorare in sinergia, perché oggi se non si lavora in sinergia come comprensorio i risultati purtroppo non arriveranno. E allora noi adesso, come diceva prima il sindaco D'Asalo, abbiamo messo in campo una piattaforma rivendicativa con questi passaggi che speriamo subito da domani mattina di mettere in atto. Quello che noi chiediamo oggi a Mazzarino, ma immediatamente dal pomeriggio gli altri comuni ci attiveremo perché subito vengano convocati i consigli comunali straordinari, si approvi un ordine del giorno unico per tutti che possa essere la rivendicazione di base da portare all'assessore alla sanità, al presidente della regione. C'è poco da tagliare in questo comprensorio, carissimi cittadini, che vale da tagliare tutte le dirigenze della regione siciliana a 300.000 euro al mese, questo devono tagliare, non i posti letto dei nostri cittadini, che vale da tagliare i posti della politica, che lo mettono a disposizione dei cittadini, loro che sono stati eletti da noi, che sono eletti da noi per fare i nostri interessi, mettano in campo questo e poi anche noi ci sacrificheremo, ma fin quando parleranno solo della povera gente, noi non solo staremo qui in ospedale, ma bloccheremo tutto quello che c'è da bloccare. Il vice sindaco dell'insieme, il dottore Rizzi. Carissimi concittadini, concittadini nella formalità, perché quando un comprensorio ha una sanità negata, tutta la comunità è unica, per cui l'appello che faccio come cittadini, primo cittadino della città di Vicenza, è che siamo solidari, siamo vicini a questa manifestazione, a questa meravigliosa città,
perché anche noi abbiamo vissuto e viviamo il dramma di una sanità negata. Ma c'è un dato di fatto, quello che vogliamo far comprendere all'assessorato alla sanità, anche alla nostra deputazione, che non è più possibile che nella nostra provincia vi sia due corsie, una corsia della sanità della zona nord, una corsia della sanità della zona sud. Noi vogliamo una equità, vogliamo un'uguaglianza dei servizi. Non è tollerabile che una popolazione che conta il 40%, che è la zona nord, possa avere 456 posti letto rispetto alla popolazione della zona sud, che rappresenta il 60% della popolazione, abbia 256 posti letto. Questo non è tollerabile. Noi cerchiamo di non fare una battaglia tra poveri, ma di dare dignità, di tutelare i nostri presidi ospedalieri, che sono fondamentali per dare la vita ai nostri cittadini, la salute e anche la prevenzione. Grazie. Luigi Masisi, sindaco di Butera. Certo, ripetermi per come mi hanno preceduto i miei colleghi non serve a nulla, serve soltanto in questo momento l'unità del comprensorio. Ho sempre battuto, come si è fatto negli anni passati, che abbiamo cercato di creare un sistema, il sistema dei comuni del comprensorio, che possono rivendicare tutte le problematiche che ci assillano. Perché? Perché la provincia di Caltanissetta, come tutti ben sapete, è il fanalino di coda per quanto riguarda lo sviluppo e i servizi. Normalmente un buon governo dovrebbe aiutare i più deboli, i più umili, no, in questo caso li emargina e li abbandona. Allora, a questo abbandono, non manca soltanto la città di Mazzarino. I regionali ci devono guidare loro per andare a combattere la battaglia che farà sì che il nostro ospedale rimanga vivo per salvare le nostre vite umane. Continuamente tutti i passi che faremo noi cinque vi porterò continuamente a conoscenza, e non da togliere che da qui a fine mese, al 30, rifaremo una nuova manifestazione, per cui state allerta, state presenti, perché la presenza vostra dà forza a noi, per cui state vicino, perché noi non dobbiamo mollare, perché abbiamo poco tempo, non noi che abbiamo un anno, abbiamo due mesi, e in due mesi dobbiamo far sì che Mazzarino non perda l'ospedale che necessita per Butera, Chiesi, Sommatino, Barafano. Va bene? Cosa mi sfugge? Probabilmente da qui a fine mese si farà un consiglio straordinario a Mazzarino, probabilmente lo faremo qui presso l'ospedale per dare più vivacità, più forza al nostro, a quello che stiamo facendo. È naturale che noi ancora il consiglio non ce l'abbiamo, perché lo eleggeremo ufficialmente giorno 8, però ci saranno tutti i consiglieri di Butera, Riesi, Barafranca, Sommatino e Niscemi. Per cui tutte le risorse umane della provincia parteciperanno affinché noi salviamo il nostro, il vostro e l'ospedale di Mazzarino, di Butera, di Riesi, di Barafranca, Sommatino e Niscemi. Se sbaglio qualcosa, perdonate. Giorno 2 ci sarà una riunione all'assessorato alla sanità,
dove noi andremo